Dall'inaugurazione del 1° dicembre in poi, il Natale Più è stato un'escalation di emozioni, con tanti appuntamenti in grado di fare respirare ai fanesi e turisti la magia tipica di questo periodo dell'anno. Ogni appuntamento ha saputo richiamare nella città di Fano tante persone. Per l'ultimo atto del Natale Più, l'amministrazione comunale e la Proloco di Fano hanno in serbo un ricco programma in occasione dell'Epifania, a partire da 2 giornate dedicate. Domenica 5 e lunedì 6, domenica 5 dedicato al carnevale, lunedì mattina 6 la Befana si sposta all'aeroporto, pomeriggio è veramente la piazza 20 settembre si riempirà con tutto una serie di laboratori, spettacoli, che culminerà alle 18 proprio con l'arrivo della vecchietta, con l'arrivo della Befana, che, come succede nella città di Fano, porterà 1200 calze per tutti i bambini, quindi sarà un momento bellissimo dedicato a loro. Ad anticipare l'arrivo della Befana in piazza ci saranno altre attrattive a partire da domenica 5 gennaio con gli spettacoli promossi dall'ente carnevalesca. Un'incursione che prevede il nostro concittadino Andrea Lodovichetti recitare una lirica che ha scritto dedicata al Voulon. Poi passerà il testimone al pittore Giuliano Del Sorbo, che dipingerà in estemporanea una grande tela di 8 metri per 2 dove rappresenterà le maschere italiane e al centro il Voulon. Questo perché? Perché il Voulon è ormai annoverato tra le maschere italiane, quindi vogliamo che questa immagine, questo essere Voulon un po' tutto fanese travalichi la nostra città e arrivi in Italia. Come avviene ormai da diversi anni, la Befana arriverà anche in paracadute dall'aeroporto di Fano. I bambini devono arrivare verso le 9.30, 10, ovviamente accompagnati dai genitori, e offriremo a loro una cioccolata calda, e ci sarà un piccolo intrattenimento dentro la hall dell'aeroporto. Dopodiché usciranno, c'è il piazzale, nel piazzale si metteranno lì e a turno gli faremo vedere tutti gli aeromodellisti. Dopodiché ci sarà un volo di un nostro socio che farà 2 capriole sopra, così, con i fumogeni. Dopodiché al nostro ordine si alzeranno i paracadutisti e si butteranno giù 2 befane che arriveranno e atterreranno, perché sono bravissimi, atterreranno proprio davanti ai bambini. Dopodiché noi ci abbiamo i sacchi, daremo i sacchi e loro daranno in dono le caramelle che offriamo noi e le calze che gentilmente sono state offerte dalla Proloco. Dentro i sacchi ci saranno delle sorprese, perché ci saranno 3 premi. Un premio offerto dall'Aeroclub, che è un volo per una famiglia, cioè un bambino più mamma e papà. Un altro dalla Iglo Aviation, e anche loro offrono un volo. In più ci sarà un buono da 50 euro per mangiare una famiglia al Barone Rosso.